La notte degli spiriti si avvicina e anche questa volta hai deciso di startene a casa a guardarti un bel film dell'orrore per non doverti assorbire tutte quelle castronerie sparse un po' ovunque, come cene a tema, serate a tema e horror tema, con unica volontà di esagerare con l'alcol e amoreggiare travestiti da qualcosa di spaventoso. Ma è tipo una specie di feticismo. Siamo qui per aiutarti, benvenuto nel diario del terrore. Che tu abbia deciso di passare questo Halloween a casa da solo o perché no, con un gruppo di amici, ecco dei pratici consigli per vivere sino in fondo la notte dei morti viventi. Ma prima ti invitiamo a iscriverti, a lasciare un mi piace e a non guardare assolutamente sotto il letto. Nascondete i piedi sotto la coperta e iniziamo. Le case infestate, le vocazioni demoniache ci piacciono, sì. Avvertire presenze che vi sfiorano e vi osservano per tutta la notte. Allora, The Conjuring, l'evocazione su Netflix, potrebbe essere il film che fa per voi. I demonologi Ed e Lorraine Warren vi accompagneranno per un viaggio nel soprannaturale tra fantasmi, demoni, possessioni e jumpscare che vi faranno saltare dallo spavento. Ma attenzione ai riflessi negli specchi. Potreste non essere soli. Troppo spaventoso? Va bene, rimaniamo sempre su Netflix. Che ne dite di immaginarvi di fare una vacanza al mare, nella casa della vostra infanzia, e scoprire improvvisamente che il ricordo più traumatico della vostra vita è in realtà effettivo? Sì, proprio come in noi. C'è giusto una famiglia di doppelganger, la vostra, pronta ad accopparvi, ma ci sarà da ridere, ve lo assicuriamo. È un po' da cagarsi sotto. È ancora troppo spaventoso, eh? Vi piacciono i vampiri? Perché su Prime Video, in Vampires di Carpenter, direttamente dalla fine degli anni 90, il prete dell'esorcista si trasforma in un cazzuto cacciatore di vampiri. Effetti speciali analogici che vi gaseranno e tanto, tanto, tanto sangue, esplosioni e inquietudine che ricordano molto le atmosfere di Dal tramonto all'alba. Ah! Ricordatevi di chiudere le finestre e non invitare i vampiri a entrare in casa, mi raccomando. Abbiamo capito, vi piace l'azione e siete anche dei videogiocatori, giusto? Se adorate gli zombie, il girl power anni 2000 e le storie che non finiscono esattamente bene, fatevi un giro a Raccoon City su Prime Video. Il primo Resident Evil appagherà la vostra sete di sangue o fame di cervelli, decidete voi. Qualcuno ha detto Nemesis? Il Nemesis! Bene, se siete ancora qui, significa che siete dei cazzo di ottimisti e cercate qualcosa di leggero, giusto per passare un po' di tempo in spensieratezza con gli amici. Che schifo! Tornate su Netflix e preparatevi ad entrare nel parco giochi più folle del panorama horror, Zombieland, un road movie in salsa zombie che vi terrà allegri sino all'arrivo delle streghe, degli spiriti e dei mostri. Ci sono delle regole da rispettare, ma l'importante è godersi le piccole cose. Questa pagina del Diario del Terrore termina qui, ma torneremo con altri incubi sempre più spaventosi nella parte 2. Non ti sei ancora iscritto? È il momento giusto per farlo! Buon Halloween!